cavoli. Allora. Si può stai davanti. Dai Riccardo! Sotto! Passa. Non ho il coraggio di andare via perché. Dovete andare a controllare. Sono rischi, eh! Rischi! Dai, dai! Dai, tirala giù, giù! La tua posizione, Mattia, quella che ti ha detto l'allenatore. Che culo! Dai, dai! Bello! Bello! Che bravo! Porca miseria! Cavoli, come si è girato bene! È stato bello! Meno male! Girati, Simo! Simo! Ho proprio fatto un bel gesto tecnico! Simo! Vai incontro! Davanti all'uomo, Simo! Dai! Vai! Simo, vai Leo! Vai Leo! Torna Simo! No, no, no! Non si è andata peccata quella! Ciao Davi! Davanti! No, vai là, allora io lo andrei a bagnare, però me l'hanno proibito. 10 minuti per vedere se cicatrizza. Dopodiché valutiamo. Valutiamo, Chi? No, no, no. Dai, Matti! Cimo, davanti! Sono anche gli altri, Matti. Matti, lotta sulle palle però, vai, Meo, dai! Bravo Meo! Vai! Bravo Meo! Fuori però! Lottare, lottare! Prendilo da dietro Meo! Vai, bravo, bravo! Bravo! Accendendo il 14 che è bravo Tia! Allora, bei numeri, dai, sì. Girati Simo. Simo, non farlo andare via. Dai Simo. Vai, vai, di testa. Dai, 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 dai. Dai, ragazzi. Bravo Tia. Simo. Bravo. Bene Mattia, vai. Così. Dai Tia. Dai Tia, dai Tia. Sei troppo lontano. Simo, occhio, Bravo! Spara la via! Non manca tanto, Quanto mancherà? Prendiamola noi! Prendiamola. Bravo Simo! Bravo Simo! Girati Simo! Fai anche di testa, dai! Di testa! Vai, vai incontro! Dai Simo! Bello! Vai, dai, Simo. Dai! Non c'è! Matti! Alla fine stiamo tornando indietro.
palla. Cavolo, ma la palla nostra tutta la vita. Di qua, di qua, di qua. Bravo Matti. No. Fa niente, Simo. Leo, spostatela sull'altro piede. Ecco, va, si scontrano. Avete gli occhi per guardare. Adesso, dal basso di prima, quelli qua in basso la fanno di prima. Ma qua la metto qua, la mia. Pallone. Dico, che un pallone. Ah, vederini! Vamos a ver questa cosa. Il più piccolo, forse più forte. No, qui è quello là, questo qui. Hai parlato con Davide? Hai parlato? Miglia, hai parlato? Vai, super barbari! Non me ne frega, tanto sono ripresa sopra il tempo di Marua. No, grazie a me, praticamente. Bello! Bravo! Bravi tutti e due, perché anche il portiere non era facile andare a prenderla, perché gli hai sbucata la palla. Sì, la mettiamo sul sito, sulla web TV. Ma senza andare a giocare a pallone, quello lì. Vabbè, si fa anche quello, dai. Non dovevamo fare, no, ma adesso fate voi. Cos'è che fanno loro 24 ore? Non ho capito, per tutta sta gente che va su dove mette la macchina. Non c'è un buco, che è un buco lì. Col pullman? Bello. Vero? Pullman, sì.
Beh, avete fatto benissimo. Ah, sì. Vai. Ah, credevo che stavi andando. È andato al raduno degli alpini, altro che arbitraggio. Non lo sai perché oggi ho la voce, è una roba. Sono, allora, è successo così. Ieri stavo tornando da Milano, mi è venuto a fare un inquinamento. Ero fuori dalle gallerie di Vimercate, appena uscito mi si è impiombata la macchina e mi sono fermato lì. Non potevo neanche aprire la porta. Ero in un punto dove mi passava da un centimetro un camion e macchina. Allora ho chiamato a casa. Ho detto a mio figlio, metto uscire fuori dalla macchina. Vado per aprire la scatola. Tutto da dentro, imbricato su un altro. E ti dico, sono riuscito a farla partire due volte, a giro di un'ora sono stato là e sono riuscito ad arrivare sopra la salita. Quindi poi avete fatto la ruota, mi sono uscito, ho messo giù il triangolo e tutto, però ero così sudato e come sono uscito, anche così la tensione così mi ha preso su. L'ho vista brutta, è bello che avete fatto le quattro mia moglie. Ti dovevo, stavo arrivando a casa, ma era arriva io ad prendere la frutta a Milano. Come era messo il volume? Sì, e gli ho detto, Zarola, guardate come va. A me la seguì. La messa. Lui, bravo. Che bravino, è piccolo. Bravo, hai visto che palla che gli ha messo? Oh, bravo. Guardati! Figurati. Tutto questo tempo. Gira. 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 Davvero. Non era facile. Però il palo la parata qua in estremo. Sì. Deve preparare, ma ti vedi? Vuoi prenderla? Andiamo a casa. Vuole che arrivi a casa. Thank you.
Gli allievi, dici? Gli allievi. Allora, ha vinto il Villa San Carlo. Ah, sì? Sì. Vai, bravo Paolo! In finale con il Suello. Ma è stata una partita abbastanza tirata, eh? Suello, è sempre dentro anche loro, eh? Suello nel 93-94 si è andato tutto in finale provinciale a Roma. Ma dai, con un bambino te lo lavo un quel 10 lì quando parte fa la differenza, c'è lui la squadra, sì, è vero. Vengo perché viene il pareggio, vengono i supplementari, ne manca più. Beh, qui si hanno ripreso, cioè se nella prima parte del secondo tempo, no, non lo so, ma magari mi sbaglio, perché non è che, anzi, non li ho ancora studiati i regolamenti. Non mi sa che ha ragione il nostro allenatore. Meno male che non stavi riprendendo. Sì, ma finisci, ma sei grande e grosso. Via Bruno! Bravo! Vai! Dai, forza! Bravo Luis, bravo! La botti un po' di più San Marcello. Bravo! Bravo, che palla che gli ha messo! Forse un po' lunga, ma... Ha preso qualche colpo. Thank you.
Money.